Grazie, grazie mille. E innanzitutto facciamo un bel applauso al sindaco Bitonci, visto che siamo a Padova e ha espugnato una città dopo decenni di sinistra e quindi anche un bel segnale per i tanti posti, zone rosse o meno rosse, dove magari le amministrative non sono andate così bene. Quindi veramente in bocca al lupo perché fare il sindaco oggi non è facile. Detto questo, io sarò brevissimo anche perché come tutti voi, insomma, nelle assemblee militanti comunque abbiamo già potuto esprimere le nostre idee, le nostre opinioni, le nostre anche critiche, talvolta costruttive e sicuramente sincere. Io voglio solo dire soffermarmi su un paio di punti. Il primo, che poi è il tema di quest'oggi, liberiamo il lavoro. Il tema del lavoro che è un dramma veramente sociale per tantissime persone, sia per chi ha 40-50 anni si trova da un momento all'altro fuori dal mercato del lavoro, ma anche e soprattutto per noi giovani, nel nostro paese, che è veramente uno stato fallito, c'è cioè il 43% di disoccupazione giovanile. Siamo ai livelli di Grecia e di Spagna, eppure qualcuno ha il coraggio di dire che c'è qualche segnale di ripresa. Io non so dove la vedono questa ripresa, ma io so che uno Stato che non dà futuro ai giovani è uno Stato fallito. Infatti lo vediamo in tutti i quotidiani, in tutti i telegiornali, vediamo che noi esportiamo cervelli, importiamo immigrati che non sappiamo neanche da dove vengono e cosa abbiano fatto nei loro paesi. Questo lo dico perché noi siamo veramente l'unico movimento, e anche il Movimento Giovani Padani, che difende il lavoro e che è sul territorio un sindacato del territorio contro questa globalizzazione che finora non ci ha portato nulla di buono. Quindi io sono veramente oggi più che mai orgoglioso e fiero di essere leghista, che è un movimento che riesce a stare ancora vicino alla gente, vicino ai giovani. E quindi di questo sono assolutamente fiero e orgoglioso. L'altro tema è il tema che è un po' veramente il nostro cavallo di battaglia primario, il tema dell'identità. Articolo 1, Lega Nord per l'indipendenza della Padania, che quello sono sicuro rimarrà tale e che sicuramente si declina in diverse maniere. Qua, per esempio, in Veneto avete la fortuna di stare parlando comunque di un referendum per l'indipendenza. In Lombardia siamo un po' più indietro, ma stiamo parlando da un po' di tempo della nostra bandiera, e anzi, qui vedo tanti esponenti della regione Lombardia, mi auguro che a breve venga adottata una bandiera per la regione Lombardia, perché non possiamo più aspettare anni per vedere finalmente anche la regione Lombardia avere una sua bandiera. E altre considerazioni, so che non c'è tantissimo tempo. Io dico solo una cosa, anche a Torino eravamo sicuramente prima di questo successo elettorale e tanti gufi ci davano per morti. Ecco, io sono in Lega da 12 anni e devo dire che tutte le volte che ci danno per morti i nostri gufi, tutte le volte noi risorgiamo sempre più forti. Quindi sono arrivato alla convinzione che più che gufi sono i nostri portafortuna. Quando loro non ci saranno più, allora ci dovremmo veramente preoccupare. Ma finché tutti ci daranno addosso, vuol dire che tutti ci temono e tutti quindi ci considerano veramente degli avversari temibili. Detto questo, io concludo e dico solo una cosa: viva i Giovani Padani, viva la Lega Nord e viva Matteo Salvini che ha fatto risorgere la Lega Nord per l'indipendenza della Padania. Grazie. Grazie.